Bentrovati su Radio On Off. Io sono Marcella Nigro e vi do il mio personale benvenuto a questa nuova puntata della rubrica Autori a domicilio, anche no per sempre. Oggi gradita ospite della nostra trasmissione è la poetessa Paola Mattioli, alla quale do il mio personale benvenuto. Ciao Paola! Ciao Marcella, grazie a tutti di avermi invitato. Grazie a te, sei un personaggio con la P maiuscola da quello che ho potuto studiare finora e questo è Già. molto, molto interessante, soprattutto perché a me piace dare a questa trasmissione un che di diverso, di friccicoso, di curioso e secondo me tu sei un ottimo personaggio, quindi grazie ancora. Grazie a te Marcella, piacere, molto. Se sei d'accordo, pensavo di dare alcune informazioni sulla tua bibliografia per Certo. far capire ai nostri ascoltatori come nasce Paola, poetessa. Sì. Benissimo, allora, Paola ha all'attivo quattro pubblicazioni, di cui tre sono antologie, poetiche e, l'ultima pubblicazione, di cui poi parleremo in maniera approfondita, è un romanzo. Per citare alcuni titoli, dunque, vedo qui il primo tuo libro, la tua prima raccolta dal titolo Vorrei, edito da Europa Edizioni. Successivamente abbiamo Al di là del cielo, edito da Pendragon, e sempre edito da Pendragon, il terzo libro dal titolo A piccoli passi. Per chiudere con la tua opera più recente che risale al 2018, Vi era un'italiana del 23, sempre edito da Pendragon. Allora, naturalmente, ecco, visto che ci sono, lo faccio molto volentieri, dovete sapere che Paola è attivissima dal punto di vista culturale, fa parte di diverse associazioni da nord a sud. Mi piace citarle queste realtà perché purtroppo sono sempre più, rare. Allora, a Milano il Centro Leonardo da Vinci, qui a Bologna la Corte di Felsina. Felsina, giusto? Sì. A Forlì l'Associazione Poetry, a Brindisi Francavilla Fontana in particolare, Art Poetry and Co, Alessandria di vediamo Montaldeo, il Museo d'Arte Pozzo addirittura, tra le righe di Roma e Nord-Sud di Caserta. Intanto complimenti perché di rado capita, insomma, capire, far parte, dare vita a queste realtà, perché sappiamo benissimo che nel mondo della letteratura è un po' farci forza l'un l'altro, insomma, creare Certo, una rete, è vero Paola? sì, sono d'accordo perché la cultura, io dico sempre, la cultura è circolarità. Se non c'è circolarità, non ci può essere la cultura. Ognuno deve dare quello che sa dare, quello che è, aiutare gli altri perché è importante, la cultura è fondamentale, io poi l'amo moltissimo. Io, oltre ad essere una poetessa e scrittrice, anche mi diletto a dipingere, ad esempio, che però avevo bisogno di tempo per fare una scuola, però non ce l'ho il tempo. Io dipingo con i pastelli ad olio. Ed esempio, alcuni quadri che ho fatto, pitture, sono tutte pitture astratte. Qualcuno mi ha detto che c'è del talento, però io dovrei fare un corso per approfondire questa mia tematica, solo che Scusa il se ti tempo. interrompo, so Sì. che le tue antologie comunque hanno dei disegni e delle rappresentazioni, sono opera tua? No, sono disegni di una mia amica pittrice, Roberta Dallara, cervese, che ho conosciuto a scuola perché io sono educatrice in nido part-time. E ho conosciuto la mamma di un mio bimbo che è una pittrice. E da lì Ok. sono nati i libri. Come vi ho fatto vedere, che vi faccio vedere subito, ecco, è nato Vorrei, ecco, Vorrei è uscito prima in autoprodotto nel 2012 e poi dopo è diventato edito nel 2018, e 2019, scusate, 2019, ed all'interno ci sono tutti i suoi disegni. Io ho chiesto sempre in bianco e nero perché io amo molto il bianco e nero. Bianco e nero ti puoi tuffare, puoi immaginare, poi le luci, le ombre.
sfumato, Mi sono vengono un po' in affascinata. mente quelle, sai, quegli artisti che ci sono a Parigi, a Montmartre, che fanno i ritrattisti, i paesaggi, un po' come si dice, anche Carboncino? Ti piace quel genere? Sì, mi piace la matita. Io La vedo più anche quando matita. scrivo le poesie, scrivo con la matita e cancello con la matita, non con la gomma. Proprio, capito? Quindi, fa Ok. così un e mi piace il carboncino, mi piace la matita che passa leggera, lo sfumato, le ombre, le Mi luci, quello piace anche che. il suono della Sì, matita. il profumo anche della matita. Io ho un olfatto molto, tutti i miei sensi. Sì, da bambina ero molto sensibile e allora li ho enfatizzati, quindi li ho messi a 360 gradi, quindi ho una sensibilità molto amplificata. Sono telepatica, sono molto empatica, quindi quando di fronte a una persona io dagli occhi riesco a leggere delle cose che la bocca non dice, no? Quindi amo molto guardare negli occhi le persone. Infatti poi vi leggerò una poesia appunto che ho scritto a occhi. Il Vogliamo libro. leggerla adesso, visto che ne Sì, stiamo parlando, così poi magari approfondiamo un po' il testo. Prego. certo. Occhi è tratta dal libro, secondo libro di là del cielo, uscito nel 2017. 2015, scusate. Occhi. Occhi umidi, velati e verdi. Occhi che abbracciano il mondo, occhi che dicono: parlami, dimmi cose che non conosco, cose che valga la pena di sentire. Abbracciami così e non lasciarmi andare. È una poesia che vuoi dire qualcosa, Marcella? No, Ti no, vedo. guarda, ho preso appunti. Comunque, continua pure, poi ti chiedo le curiosità che mi sono venute in mente. È una poesia a cui, ripeto, sono molto legata perché io quando faccio presentazioni o sono in contatto con le persone, le guardo molto negli occhi. E quando entro anche nelle presentazioni che prima si facevano in presenza, io entravo in una stanza e sentivo subito in quella stanza quali erano le persone positive, diciamo così, e quelle un po' non negative, quelle che erano curiose, volevano anche forse metterti in difficoltà, ma questo è giusto perché la critica è importante per migliorare sempre. Quindi io riuscivo a entrare in questa stanza e sentivo gli occhi su di me, sento addirittura chi c'è dietro di me anche se, senza girarmi, ok? E sento e non sento i sussurri della bocca, più sento lo sguardo su di me, ecco, più che la bocca. Forse perché. Quindi, perdonami, gli occhi Sì, non mentono, è vero che sono lo specchio dell'anima? esatto, sì, esatto, sono gli occhi specchi dell'anima e io quando sono stata mi sento proprio questi occhi, più che i sussurri, no? Questi occhi su di me e riesco a entrare e sentire, infatti delle volte è capitato anche con degli amici dicendo ecco questa qui è una zona in cui persone mi chiederanno delle cose positive, sono entusiaste, sono contente, sono curiose. E invece qui c'è qualche persona che mi metterà in difficoltà, cercherà di mettermi in difficoltà, ma io l'aspetto, sono contenta di questo perché mi permette anche un confronto con me stessa. Io amo sempre molto confrontarmi e mettermi alla prova. Ecco, io dico sempre, la mia scrittura io la faccio da dentro. Quindi quando mi chiedono anche dei libri, i miei libri, perché non hai fatto prima, non so, piccoli passi? Che è questo, piuttosto che al di là del cielo, che è questo, perché io seguo una cosa che ho dentro, cioè i miei libri nascono dall'anima e non posso cambiare i libri, ok? Perché seguo una linea. Io mi sento come se dentro di me avessi delle radici. Io sento delle radici, una montagna, devo salire questa montagna a piccoli passi. Quindi anche i titoli dei libri hanno un significato, non sono messi a caso. Vorrei, è nato vorrei perché vorrei iniziare, vorrei poter scrivere. Io ho iniziato a scrivere a 20 anni e poi dopo ho ripreso dopo un lutto di mia mamma nel 2006, che avevo 40 anni, in un modo molto particolare. Erano qua nel mio studio, che era lo studio di mio padre, perché mio padre era dermatologo,
stavo in scrivania come adesso, tranquillamente. A un certo punto mi si muove la mano così, devo aprire un cassetto in questo modo. Più mi opponevo, più aumentava. E era in direzione di questo cassetto. All'interno di questo cassetto c'era un quaderno delle mie poesie, con una figura molto romantica. Aprendole, io non riuscivo a capire perché è un bel po' che tempo che è passato, la calligrafia è anche molto piccola, però rileggendo sono andata indietro con la mente e mi sono resa conto che erano le mie poesie che avevo scritto. E da lì è partito tutto. Dopo da lì l'ho fatto vedere a una persona. Mi ha detto che c'era qualcosa, ho frequentato per 2 anni il laboratorio di parole a Bologna e dopo ho sentito internamente subito che devo fare un libro. Ed è nato Vorrei, dove c'erano le poesie dei 20 anni e le poesie della maturità, con disegni di questa mia amica pittrice che ho conosciuto proprio nell'asilo dove io ho iniziato il primo libro. Quindi vedi là, delle volte le cose, le coincidenze, il destino, no? E di conseguenza sono nate queste poesie, fra cui nella maturità, ad esempio, c'è una poesia, Una sosta nel cammino, che è andata anche al concorso di Alda Merini, è andata anche su Intimità, e l'ha dedicata appunto a mia mamma, ad esempio. Bene, Quindi è iniziato il primo libro, ok, dimmi. allora, una piccola curiosità che mi è scaturita adesso. Dunque, tu mi hai detto che sei molto empatica, tu comprendi dagli occhi di chi ti circonda la personalità o le intenzioni Esatto. che hanno, no? Sì. E mi hai parlato di questa tua chiamata improvvisa un giorno alla scrivania, aprendo un cassetto, hai sentito l'istinto di scrivere. Esatto. Tu credi agli angeli? Sì. Quindi credi che ci sia uno spirito o qualcosa di comunque buono, che ti dia forza, che tu abbia magari uno spirito guida? Sì, Sì? adesso sono i miei genitori, che non li ho più, e so che sono i miei genitori. E prima che i tuoi genitori venissero a mancare, sentivi comunque queste presenze, avevi comunque questa empatia? Sì, uguale, perché mio padre è morto nel 91, quindi c'era mio padre. Io già da bambina ero molto sensibile a tematiche sociali. Io vivevo in una famiglia con i nonni, anziani, eravamo in sette. E io ero l'addetta, diciamo così, per la mia sensibilità, quello che diceva mia mamma, a occuparmi dei nonni. Quindi io già col mio modo di fare sapevo rallegrare, diceva mia mamma, non so, il viso triste di mia nonna, che era morto suo nonno, Silvestro, poi il papà di mia mamma. E di conseguenza giocavo, ridevo, cercavo di rallegrarla, di non rattristarla. Quindi avevo già questa sensibilità di aiutare i miei nonni. Quindi io ero chiamata spesso, quindi ero una bambina adulta già, chiamata ad aiutare i nonni e a sollevare un po' gli umori, capito, delle difficoltà di avere due persone anziane, perché sono persone meravigliose, però ognuno ha bisogno del suo spazio, dei suoi ricordi che ti portano indietro, quindi si rattristano. Quindi il mio compito era quello proprio di rallegrare, di aiutare, e venivo chiamata spesso in questa condizione ad aiutare. E poi me lo sentivo, sono cose che si sentono dentro. Io dico sempre alle persone, ognuno ha il suo talento, solo che noi non ce ne accorgiamo perché non siamo abituati ad ascoltarci, guardiamo più il di fuori che il di dentro. Quindi se impariamo ad ascoltarci dentro, quando leggiamo una storia, un libro, sentire le emozioni che ci possono dare e metterle fuori, metterle su carta, anche quelle negative servono perché ti possono indirizzare la strada giusta. Io le accetto sempre, anche la paura, qualunque cosa che mi arriva, la solitudine, io ho scritto anche poesie su solitudine, sulle paure, le accolgo come amiche perché fanno parte di te. Io dico sempre, vieni, sono qui. Ti aspetto, dimmi dove mi vuoi portare. E mi porti a scoprire delle cose. In quel momento, mi è successo più di una volta, sono andata a scrivere una poesia di getto. Quindi le paure fanno parte di noi. E quindi non bisogna allontanarle, le solitudini o quant'altro, accoglierle come amiche. Bene, Quindi questa mia sensibilità.
Intimità mi ha interrompo. portato a fare queste Sì. cose, capito? Dimmi pure, Marcella, Certo, lasciamo. no, allora mi piaceva fare il passaggio successivo Sì. perché adesso ho capito che in pratica ci hai spiegato un po' come sei nata poetessa, ma soprattutto come è nata la tua prima raccolta, vorrei. Esatto, Successivamente c'è la raccolta Al di là del cielo, giusto? questo poi è Raccontaci il diventato, passaggio, la maturità che hai incontrato. questo poi è diventato edito nel 2019, perché l'ho scritto nel Sì. 2012. Ecco, al di là del cielo, allora Che vorrei. differenza c'è tra la raccolta precedente, sostanziale? Ok, al di là del cielo è diviso in tre parti: poesie d'amore, natura e ritratti. Amore perché un amore adolescenziale, romantico, un po' principesco, no? I sogni, no? L'amore del Il principe principe azzurro, azzurro, il esatto. principe azzurro, il classico poeta azzurro, Maledetto, dico io, l'amore idilliaco, maledetto. esatto, l'amore idilliaco, la voglia di credere nelle favole, nei sogni, nei desideri. Poi la natura perché io mi carico. Ecco, una cosa che devo dire a tutti voi, io mi carico, quando sono scarica, basta guardare anche una foto, se non riesco ad andare in un giardino, una foto di verde. Io stranamente come fosse una... aspiro l'energia di un fiore, di una pianta, di questo bel verde, che amo tantissimo, che è il mio colore, che poi tutto è il mio colore, aspiro l'energia e da questa energia, questa linfa verde, io mi carico. Quindi... Infatti all'interno ci sono molte poesie sulla natura, sul colore verde, che proprio è il mio colore preferito, eccetera. Poi ritratti, appunto, legato al fatto che molte persone mi chiedevano delle poesie su di loro. Quindi io viaggiavo quando si poteva, che dicevano anche, non sapevo che ero una poetessa, mi chiedevano appunto, mi fai una poesia, eccetera. Allora io delle volte dicevo, guarda, te lo posso fare in generale, oppure guardavo sugli occhi, perché io devo scrivere una poesia guardando sempre gli occhi. Allora, c'erano anche degli occhi poco, cioè non poco espressivi, ma diversi. Allora dico, va bene, ok, però dammi più tempo, perché ci sono di quelli che non spiccavano subito come altri invece, no? E quindi dammi un po' di tempo perché devo sentire, dico, intanto fammi una foto, perché io una cosa che ti devo dire, lo dico a tutti, io scrivo poesie su commissione. Poesia su commissione da una foto, quindi da una foto di una persona, in 3 giorni scrivo questa poesia. Logicamente dopo, se la poesia piace o non meno, io posso benissimo aggiungere le cose che mi dice la persona che me lo chiede, eccetera. E dalla foto gli occhi guardo, l'espressione, riesco ad andare dentro, nella profondità dello sguardo, proprio dentro la pupilla e riesco a creare questa poesia. E quindi ritratti appunto perché ci sono persone che mi hanno chiesto e c'è anche poi occhi, logicamente, perché io Certo. guardo, ecco. Ed è un libro che è uscito nel 2015 e ci sono sempre all'interno questi disegni della pittrice svedese Roberta Dallara legati appunto alle poesie. Quindi è un libro al di là del cielo perché? Ecco, giù, perché? Perché al di là del cielo cosa c'è? Al di là delle nuvole cosa c'è? I desideri. C'è la poesia appunto collegata al libro che fa spiegare cosa vuol dire al di là del cielo, di là nelle nuvole, cioè di là, oltre il cielo, cosa si può trovare? Ciò che desideri, luci, soffuse, colori, basta immaginare, basta entrarci dentro, puoi trovare tutto ciò che desideri. E poi dopo, perdonami, la terza raccolta, Piccoli passi, dove sei arrivata al di là del cielo? Dove ti ha condotto? Al di là del cielo mi ha detto di andare a piccoli passi perché? Perché a piccoli passi, oltre ad avere sempre poesie sulla natura, quindi sempre focalizzarmi sulla natura che mi dà la carica, sono nate poesie sul sociale. Quindi, oltre che la natura, il crepuscolo, balconi fioriti, il verde sempre, effetti di luce, vedi? Effetti di luce, perché al di là del cielo c'è la luce, il colore, i profumi, no? Arrivano i sogni, i messaggi, vedi? È tutto una, vedi, è un, tutto una, un filo. La Certo, felicità c'è è anche nell'acqua. la tua crescita. Esatto, è la mia crescita. Esatto, si cresce, cerchi nell'acqua, ti porta bambina quando giocavi, cerchi nell'acqua. Le promesse, dove andare, dove vai? C'era una volta, le poesie, le storie che iniziano c'era una volta. Adesso cosa c'è? C'era una volta? Si parla delle fiabe. Di guardare i volti di bambini per portarci alla semplicità, Certo.
alla vera, a essere unici. Poi tramonto, tutta una serie di cose, arcobaloni, arcobaleni, colori. Poi si arriva al cuore, alle solitudini. Ecco, affronti i temi della sociale inquietudine, l'ascoltare diverso dal sentire. Esatto. Che parole sagge che dici, Paola? Perché tutti sono bravi a sentire, ma nessuno ascolta e lo si vede dagli occhi. Se tu guardi una persona quando le parli, io parlo sempre anche con i bambini, con i genitori, dico sempre: guardate fuori i figli negli occhi, non parlate così. Non si parla così, si parla guardando negli occhi, se vuoi capire tuo figlio, se vuoi capire una persona. Non si parla guardando qualcos'altro, a parte che non è educato, ma a parte questo, Certo, devi guardare la persona quando parli, ok? Poi certo, basta un sorriso, un bacio, un abbraccio, poi sì, sull'abbraccio, a questo periodo c'è bisogno, anche sì. appena attuale. Poi si arriva appunto alla poesia anima, vedi? Donne, che leggerò. Sì, ce la vuoi leggere adesso, così poi parliamo della tua opera ultima che merita una particolare attenzione. Ok. Vai con donne, diciamo che questo è un inno alla femminilità, giusto? Esatto, E la dedico a tutte voi. voglio ricordare, anche se non è la poesia che ha vinto il riconoscimento che adesso vado a citare, che tu comunque hai analizzato nelle tue poesie, nei tuoi versi, tanti aspetti della femminilità, questo inno che andrai a leggerci, ma col premio speciale La donna nel terzo millennio del 2018. Hai vinto questo prestigioso riconoscimento nazionale, parole e poesie, con la tua composizione dal titolo Donna Coraggio Sì. Sì. e Ero una rosa, che invece sono tematiche sul te femminicidio, giusto? Esatto, sì, sono Brava, tematiche. brava Paola, perché non se ne parla mai abbastanza. Non solo il 25 novembre, che sai benissimo, ma Sì. tutti i giorni. Quindi andiamo con l'inno alle donne. A te la parola. A tutte le donne, lo dedico a voi. Grazie, grazie. Prego. Donne soppresse o maltrattate, donne sole e abbandonate dalla società. Donne senza scampo, donne emarginate per cultura, lingua, religione, donne che affrontano con coraggio la vita, donne fiere di esserlo, che diventano maschi in un mondo di maschi. Donne, recuperate la vostra essenza, la magia femminile, donne che portano la voce come una bandiera. Te lo Mi sono faccio io emozionata, scusate, ma io quando leggo questa l'applauso, poesia l'ho sentita parecchio e io mi emoziono. lo faccio io. Va bene. No, sì, è emozionante, ha colpito anche me. Bene, Poi allora, dopo donne, dimmi, dimmi no, pure. continua pure, scusami. No, dopo donne poi sono nate le paure, quello che dicevo prima, quindi le parole. Le parole, come parlare, no? Anche questa è molto bella, no? Bisogna stare attenti come si parla. Ecco, Sì. Quindi, perché scritto possono quindi abbiamo parole, oppure. parlato finora della tua opera come poetessa, però Esatto. ti sei cimentata qualche tempo fa, è uscito nel 2018, il tuo primo romanzo, Vi era un'italiana del 23, edito da Pendragon. E Esatto. questa è una storia vera. È la storia, una sorta di autobiografia della tua famiglia, vero? Esatto, sì. È un Raccontaci qualcosa. racconto. Allora, un racconto sulla Seconda Guerra Mondiale, un racconto di mia mamma, questa che vedete è mia mamma a 5 anni, col vestitino della festa. Io ho messo questa foto perché lei era legata tantissimo e mia nonna era una sarta, quindi il vestito l'ha fatta mia nonna. Quindi guardate, tutto di pisso, stupendo. Meraviglioso. Bellissima, lei era fantastica, una bimba meravigliosa. E si racconta, è un libricino, vedete, non tanto grande, perché ho voluto fare una cosa non troppo impegnativa, perché si parla, nel libro c'è la storia della sua infanzia e la sua fanciullezza. Mia mamma è romagnola, è nata da Fonsina, provincia di Ravenna. E dopo la sua infanzia e fanciullezza c'è il discorso della scuola, i nonni, i parenti, che lei era molto legata alla sua origine. Sapete, i romagnoli sono molto legati alla famiglia, ai parenti, i nonni sono
la loro crescita, la loro cultura. Proprio, non si può stare lontana dai nonni, per noi i nonni romagnoli sono la vita, sono tutto. Quindi. E poi dopo lei si racconta anche nella guerra, lei ha affrontato la seconda guerra mondiale, è stata definita donna coraggio perché ha utilizzato due stratagemmi e ha salvato delle vite umane. Lei parlava con i tedeschi, io alcune cose non le ho messe per non, diciamo così, appesantire il libro, però io dico sempre nell'intervista, lei parlava con i tedeschi, lei parlava in inglese, sapeva l'inglese. E riusciva a sciogliere il ghiaccio duro nel cuore dei tedeschi. Delle volte diceva: tu pensa tedesco, poi lo dice in inglese, se tu avessi la tua famiglia qui, come ti comporteresti? E riusciva a sciogliere. Tanto che diceva: non so, prendi un po' di cioccolata, sapete, nella guerra non c'era niente, quindi cioccolata, però non dirlo a nessuno. E veniva sempre da mia mamma. Questi soldati, se c'erano dei problemi anche. Hai visto Viera? Lei veniva chiamata Filù di nome. Filù vuol dire furba. Viera, Filù, dov'è Viera, Filù? Devo parlare con le Viera. E quindi veniva sempre a contatto con i tedeschi perché diceva: vedi cosa è successo, dimmi cosa devo fare qui in questa situazione. Capito? Quindi era sempre in contatto e lei riusciva sempre a fargli entrare, far capire che la gente soffre, che la gente non ama questo periodo di castrezza, dove non c'è niente, c'è il pane, non c'è niente, si muore. Mia mamma è stata in cantina con i pidocchi, lei lo racconta in questo libro, capito? Quindi in tanti con questi pidocchi, la sofferenza reale. Quindi è un libro che è stato anche, mi hanno chiamato anche nel periodo della pandemia perché È era certo, è adatto. attualissimo, attualissimo purtroppo. Attualissimo, per cui mi chiedevano anche dei consigli, no? Lei diceva sempre di guardare, infatti lo diceva anche da viva, lei diceva sempre quando incontrava i ragazzi, cioè, beato te che hai il pane e Nutella, io avevo pane muffa. Guarda quello che hai, non quello che non hai. Non buttare il tuo sguardo altrove, guardalo nella presenza. Nel presente, non pensare al passato e anche al futuro, ma stai nel pezzo, in quello che stai facendo e troverai la felicità in quello che stai facendo. Stai mangiando? Pensa che stai mangiando, stai concentrato, non metta la mente nei pensieri a vagare, stai concentrato in quello che tu fai. È un personaggio forte, comunque era anche per la famiglia sicuramente un riferimento. Sì, grande famiglia, aiutava tutti, dava consigli a tutti, molto religiosa, ok? E all'interno troverete anche le foto, perché io ho messo tutte delle foto della mia famiglia, tutte in bianco e nero sempre, perché Certo. pensa che, insomma, è dato, poi ha dato, sai, mia mamma da giovane, vi faccio vedere qualcosa, mia mamma da Sì. giovane. Questo invece è mio papà, dermatologo, qui quando si sono conosciuti, fidanzati. E questo è mio nonno invece, nonno Pietro. Poi, qui invece, appunto, io da piccola, guardate, io da piccola, così mi potete vedere, in faccia a mia mamma, e questa invece è mia sorella. Eccoci, quindi sono tutte le foto della famiglia, tutta la Certo. famiglia e dei personaggi cui, appunto, si viene a trattare. Questo è mio papà da giovane. E di conseguenza tutte le foto della famiglia e dei personaggi. E questo invece è Silvestro, che è una figura importante del libro, che adesso gliene parlo. Poi dopo, alla fine del libro, ci sono i commenti miei, dedicati a mia mamma. Il libro è dedicato a mia mamma, c'è un pensiero per lei, perché lei aveva scritto, come è nato questo libro? Mia mamma parlava, scriveva qualcosa e un giorno la vedevo un po' così piangente, ma sai, sto scrivendo le memorie. Perché se voi figlie potete prendere spunto chi mi conosce. E dico, ma mamma, dico, sono le mie volte, sono rimasta, dico, sì, ma sì, dico, sì, dice, però usciva molto frustrata perché riviveva, no? Dico, però, dico, stai cioè, cerca di fare con calma. No, no, io devo fare in fretta perché non so quando andrò via da qui, dalla terra. Quindi, vedi, già.
Certo. quindi poi dopo, sai, io non ho saputo più niente, non ho più insistito perché la vedevo quando usciva, quando scriveva affranta, sofferente proprio, veramente, stava, dopo si richiudeva in camera e stava un attimino tranquilla. E poi dopo, per puro caso, un giorno in libreria, quando appunto non c'erano più i miei genitori, ho trovato questa agenda all'interno, questo quaderno verde profilato di Camoscio, l'ho aperto. Ho trovato il mondo, il mondo. Per scrivere questo libro ci ho messo parecchio tempo, perché nel momento in cui ho letto, ho visto la sua calligrafia e ho letto delle cose, mi veniva, mi si blocca. Io uscivo io piangente stavolta, ecco, dalla stanza, dallo studio. E lei diceva sempre: vorrei tanto che questo libro fosse pubblicato. Quindi c'è anche il suo dedica: cara mamma, il tuo desiderio si è avverato, il tuo libro è pubblicato. Con immenso amore, Paola, tua figlia minore. Quindi io ho esaudito senza volere, perché non sapevo di nascere poetessa, capito? Quindi vedi, le cose, se nascono, hanno un senso. Ecco, Sì. all'interno c'è questa figura di mio nonno Silvestro, è fantastico. Lui ha aiutato la famiglia. Perché mia mamma dopo la guerra ha perso tutto, non aveva più niente. E lui è una, se vi dico una cosa che voi bevete sempre, se qualcuno beve. Intanto mio nonno era un imprenditore, architetto, inventore, nonno Silvestro. Ha inventato la pinza tagliafili nella prima guerra mondiale. Vi faccio vedere il disegno. Accidenti. Sì. E parlare di lui per me è un onore. È un onore Anche perché io mi perché se non sporto. ricordo male, Paola, almeno a scuola ci hanno insegnato che chi aveva questo arnese alla fine ha vinto la guerra, giusto? Esatto. Questo è il disegno, guardate se vedete bene. Sì. Io sono molto orgogliosa di lui e io lo ricordo Certo. molto perché lui mi prendeva sempre in braccio, perché ero molto curiosa da bambina. E come avete visto gli occhioni, mi prendeva in braccio e diceva: vedi Paola, questo è quello che ha fatto tuo nonno. Mio nonno ha inventato l'orzo. Quindi l'orzo che voi bevete, le miscele, la camomilla, l'ha inventato mio nonno. Accidenti, come si chiama di cognome tuo nonno? Dunque, si chiama Silvestro Bruni. Sì, Adesso andrò a fare una ricerca allora, a vedere. perché lui ha inventato, ha prelevato una fabbrichetta a Modena di surrogati di caffè, l'ha portata a Bologna, ha inventato l'orzo, tramite con i cereali, ceci, soia, eccetera, e anche la camomilla, quindi tutto quello che riguarda queste miscele, ha inventato mio nonno. Questa fabbrichetta esiste ancora. È una fabbrica enorme, è a Riccione e si chiama La Tassina, Ah. come il nome che ha dato mio nonno. E io, essendo la nipote, sono stata invitata spesso ad andare a Riccione. Adesso col Covid non si può, però mi ha detto: Paola Mattioli, venga a vedere l'azienda di suo nonno. Io quando ne parlo No, no, ma mi accidenti, ma stenderà la gola e quindi mi emoziono particolarmente. Poi dopo questa invenzione, questa bellissima fabbrica, naturalmente ha subito, c'è stata un'emorragia gastrodenale di mio nonno, ha rischiato di morire nel 52, però come si è riposato, si è tranquillizzato, poi cosa ha fatto? Di nuovo, ne ha inventato un'altra, ha preso a Castel San Pietro delle case coloniche e ha fatto l'allevamento dei vitelli. Quindi lui ha creato quelle cose che ci sono adesso nelle fattorie. Lui ha creato tutta la strumentalizzazione della fattoria, cioè lui ha creato i mezzi affinché il vitello potesse bere da solo senza che l'uomo avvicinasse il muso. Quindi ha creato i macchinari anche. quindi ha dato vita a una cultura, diciamo, un allevamento intensivo, quindi. Esatto. Sì, ha creato questo terreno. Ha fatto tutti i controlli per l'acqua potabile, il terreno con l'uva, i vitigni, tutto fatto da lui, tutto creato da lui, anche la strumentalizzazione, tutto. Quindi ha tutto questo per aiutare la famiglia, perché non c'era più niente. Certo, Poi, certo. naturalmente, è successo che ha avuto un'altra emorragia e poi è morto, pazienza. Però ha creato tutte queste cose, capito? Certo. Ecco, quindi volevo Paola, dire, è stata una figura importante. allora, abbiamo sforato notevolmente il tempo, ascoltarti mi hai affascinato praticamente. Siamo Grazie. in chiusura. Ti volevo lasciare con qualsiasi cosa tu voglia
dire ai nostri ascoltatori, qualsiasi messaggio voglia, insomma, far arrivare al pubblico, cosa dici? Allora, per quanto riguarda il pubblico, tu dirai semmai i miei canali social, però mi sembra una cosa un po' fredda da dire. Adesso glielo Lo dirai tu. guarda, se sei d'accordo, infatti ce li ho qua, li dicevo in chiusura dopo i Dopo, tuoi esatto. saluti. Io voglio soltanto dire alle persone che sono sole, che in questo momento vivono questa pandemia, di fare ciò che sentono nel cuore. Di fare, come dicevo sempre nella trasmissione, di fare le cose che non sono mai state fatte, no? Anch'io vivo da sola, in una realtà in cui mi devo gestire, però sto cercando sempre di fare ciò che mi piace. Quindi cercate di fare quello che non avete fatto tante volte nella vita, non si ha tempo per fare delle cose, fate quello. Fate ciò che vi rende felice, ciò che vi piace. E ognuno ha il suo talento. Ognuno ce l'ha, tutti ce l'hanno, basta guardarsi dentro. Quindi fate ciò che sentite di fare, ciò che vi piace. Ed proteggetevi, senz'altro, questo è importante, ma soprattutto state proprio nel presente mentre fate le cose. Se state nel presente, non sentite la solitudine, ve lo posso assicurare, perché io vivo da sola, non ho più genitori, ho una sorella, ma la sua vita. E quindi, anche se sono giovane, devo fare tante cose da sola anch'io, no? Quindi, io ho imparato ad accettare ogni cosa, rendendola speciale, perché ogni cosa fa parte di noi. Ma se tu stai nel pezzo di quello che tu fai, mentre mangi, mentre scrivi, eccetera, non senti la solitudine. E poi, cos'è meglio che stare con se stessi? Solo noi ci possiamo capire. È bello amarsi, amatevi, perché prima di tutto ci siamo noi e siamo unici nel nostro essere. Bene, io direi che in modo migliore non potevi concludere dopo tutte le cose affascinanti ed emozionanti che ci hai raccontato. E per Grazie. questo io invito tutti ad approfondire chi è Paola Mattioli, perché lei è anche presente sui social e se mi permetti vorrei andare a citarli, come Certo, prego. dicevamo. Dunque, intanto hai un blog che è fruibile digitando www.lepoesiedipaolamattioli.it, poi naturalmente la tua pagina Facebook, Vetrina Poetica di Paola Mattioli, su YouTube il canale Paola Mattioli Poetessa e su Instagram, che ho visto di recente molto carino, Paola Mattioli Poetessa. Quindi E poi Paola, vorrei prima dare la mia email, poi vorrei dare la mia email se qualcuno mi vuole scrivere. Io ci certo, sono, di pure. sempre. mattiolipaola3@gmail.com. Vi aspetto. Qualunque cosa Bene. volete dirmi, io vi aiuterò. Grazie Paola, perché c'è bisogno, come hai detto tu, di essere ascoltati e di ascoltare. Esatto. Quindi invito tutti gli ascoltatori a contattare Paola, perché non c'è bisogno che io vi dica perché. È giusto che lo scopriate da soli, e un po' l'avrete capito ascoltandoci qui in questa mezz'oretta che abbiamo trascorso insieme. Io Grazie. ti ringrazio Paola e mi auguro di fare altre chiacchierate in futuro, magari anche su Facebook, su qualche canale Sì. o speriamo presto di presenza, perché sembra che Anche. forse le cose cominciano a muoversi. Certo, speriamo bene. Grazie allora Paola. Grazie a te, Marcella, a tutti voi vi abbraccio. Vi sono Grazie, sempre un qui. abbraccio anche da parte mia. A voi. Io quindi saluto insieme a Paola Mattioli, che ringrazio ancora per la sua squisita presenza e vi do appuntamento su Radio Nof alla prossima puntata della rubrica Autori a domicilio, anche no per sempre. A presto, ciao Paola! Ciao!